Nel 305 d.C., come previsto dal sistema della tetrarchia, Diocleziano abdicò e costrinse il suo collega, l'Augusto Massimiano, a fare altrettanto. Dal palazzo di Spalato, in cui si ritirò, l'anziano ex imperatore dovette però assistere al fallimento della tetrarchia, con la quale aveva sperato di risolvere il problema della successione al trono imperiale. Nel 306, infatti, dopo solo un anno dall'abdicazione di Diocleziano e Massimiano, morì Costanzo Cloro, l'Augusto d'Occidente, mentre era impegnato in una campagna militare in Britannia. Le sue legioni a quel punto proclamarono imperatore il figlio di Costanzo, Costantino, ripristinando così nei fatti il principio dinastico. Contemporaneamente a Roma i pretoriani acclamavano imperatore Massenzio, figlio di Massimiano. Lo scontro tra i due pretendenti al trono si protrasse fino al 312 d.C., quando Costantino sconfisse Massenzio nella storica battaglia di Ponte Milvio presso Roma, rimanendo l'unico padrone dell'Occidente. Intanto, ad Oriente, dopo la morte dell'Augusto Galerio, era prevalso Licinio, un generale originario della Dacia, che estese il suo potere sulla Tracia, sull'Egitto e sulle province asiatiche. Dopo un fragile accordo stipulato a Milano nel 312 d.C., nel 324 Costantino si liberò anche di Licinio. L'impero, ora, era tutto nelle mani di Costantino, che lo resse fino al 337 d.C., anno della sua morte. A Costantino si deve il perfezionamento e il compimento dell'opera di Diocleziano. Ma mentre Diocleziano era stato nella sostanza un restauratore e aveva voluto ripristinare l'autorità dello Stato senza rompere con le tradizioni, Costantino fu invece decisamente un innovatore. L'impero, dopo le sue riforme, assunse un volto completamente diverso. Nulla rimaneva più dei principi e delle forme dello Stato augusteo. L'impero di Costantino fu innanzitutto una vera monarchia. Il concetto di principato era definitivamente superato. Non vi fu più un principe formalmente ancora rispettoso del sistema delle leggi repubblicane, ma un sovrano che concentrava nelle sue mani tutto il potere. Costantino creò una nuova struttura di governo, nominando ministri da lui scelti, organizzò una complessa ma non inefficiente burocrazia, riformò l'esercito per renderlo più adatto a fronteggiare i pericoli sempre più gravi rappresentati dalle popolazioni germaniche, slave o asiatiche che premevano ai confini. Ma la sua intelligenza politica e la diversità rispetto a Diocleziano si manifestarono soprattutto nella gestione della questione cristiana.